ecco, mi sono dovuta leccare i capelli perché piove e io, avendo i capelli ricci, chi mi segue da tanti anni sa che io ho i capelli ricci e perciò piove è il casotto. Guarda, vi faccio vedere. Vedete? Piove. E vabbè, comunque adesso vado a Civita Castellana perché dove vado sempre io a prendere il cibo per gli animali su Anepi verso Conad, non tanto non si trovano le cose. Oggi mi serviva il cibo per il mio coniglio, c'ha il pellet che serve del coniglio, però non vedo che non è tanto appetitoso per lei. Tanto sono forte e allora volevo comprare i semi. Ci sta, dentro i semi ci stanno la frutta, c'è carote, c'è la paglia e c'è non so, c'è tutti i semi che lei, tutta la roba che lei mangia secco, però io gli do 2 volte al giorno l'insalata, le carote. Però dentro la cosa dove mangia ci metto pure i semi, robe così. Poi c'è quello che si attacca e ci danno tutti i semi. Però lì non si trova, tante volte non trovo neanche per porcellini d'India o per i criceti. Devo andare addirittura fino a Terna e comprare queste cose. Perciò non li trovo. Poi devo andare da un ufficio oggi che devo chiedere l'informazione e apre alle 4, ma sono le 3:06. Perciò devo prima andare lì a Acquasapone, che sta saccio vicino a Eurospin. Tante volte vado a comprare le cose a Eurospin. E però vediamo se si trova. E poi devo vedere se trovo le batterie per mettere dentro il mio fanalino, che quando registro con la fotocamera c'è questa luce del fanalino che sono attaccata sopra la fotocamera, ma parecchio non lo faccio più con la fotocamera perché non ho le batterie cariche. Allora voglio vedere se trovo le batterie ricaricabili, perché io ho la cosa per caricare le batterie. Mannaggia, non si passa più. Allora voglio vedere questa cosa qua. Poi vado là perché dopo da Sassacci dove vado su ci vuole un po' di minuti e perciò le 4 dopo vado là a vedere. Sta piove, 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 piove. Non mi piace tanto che piova a me. Per questo a me non mi piace l'inverno, perché piove sempre e perciò non mi piace questo motivo. Vabbè, comunque adesso andiamo prima a Sassacci. Stiamo uscendo da Aprile, stiamo uscendo tanto. Ah, quanto è buono questo telefono che giri la fotocamera senza bloccare video, ma lo fai uno unico, che così vedo pure quanti minuti registro con la macchina. E però dentro casa mi piaceva arrivare a fare video con la fotocamera, quella che mi aveva comprato Rachele. Perciò niente. Comunque c'ho un sonno questo tempo, perché io stanotte sinceramente ho dormito male perché c'avevo caldo. Pensavo c'era solo caldo io, perché visto quando c'è una certa età la menopausa fa caldo, invece no, c'era caldo Rachele, c'era caldo Guerino e perciò non è per quel motivo. E vabbè, comunque stiamo andando a Sassacci, poi andiamo a Civita. E niente, piove, piove, piove. Che tempo. Tempo bruttissimo. Comunque, voi avete visto il video che faceva il video chiacchiere.
e videochiacchiera l'ho caricato col telefono. Ho messo un app lì, il telefono. Ho sempre messo il telefono lì contrario, così no, dritto. Però visto che col telefono là viene stretto, viene dalle parti che non c'è l'immagine, viene stretto, come se avessi messo il telefono dritto. Invece io non ho messo il telefono dritto, ma ho messo come lo metto sempre, perché ci sta la gente quanto è matta, le sorpassa mentre stanno avvenendo le macchine. E allora non mi piace, registro sempre col telefono, posso registrare, sì, però lo devo mettere per forza col computer. E poi è pure più comodo il computer, perché poi mette l'orario, il giorno, è più comodo del telefono, perché il telefono lo devi caricare. Caricare e subito non puoi mettere orario. Poi ci è voluto tanto tempo per caricarlo, mamma mia, pensavo che era più veloce, perché a 54 è nuovo e c'ha pure 5G di internet, e invece va più veloce il computer. Però siccome io il computer ce l'ho che è vecchietto, allora pensavo che questo telefono più nuovo sarebbe veloce, invece no, perché per caricarlo, perché l'ho pure modificato col telefono per metterlo, non mi andava accendere il computer, tutte queste storie qua. E allora l'ho messo col telefono, fatto tutto uguale, il nuovo telefono, la 5G fa subito a mettere i video, tutte queste cose qua. Allora l'ho messo col telefono. Ecco, adesso giriamo. Giriamo qua, perché andiamo a sassarci. Questa è una cosa. Invece andare dentro il paese di Civita, tutte cose così, faccio prima qua. Tanto che vedi l'immagine un po' appannata perché piove. Guardate un po' brutto, lo vedete da sul cielo, comunque adesso facciamo una rotonda che non fanno lo stop, e quello lì, adesso qua davanti doveva fare lo stop, non l'ha fatto, perché io avevo precedenza, quello doveva fermarsi, perché io stavo sulla rotonda, lì c'è lo stop. Sto andando a sassarci vicino a Eurospin per andare acqua e sapone, dove vendono i detersivi, proprio così, perché io la batteria, quelle ricaricabili col caricatore lì, che per caricarle l'avevo comprato lì, e perciò voglio andare a vedere se ce l'hanno. Ce l'avevano prima, ma non lo so se ce l'hanno più, e le ricaricabili, vediamo. Perché con le ricaricabili dura di più, durano di più, perché dopo quando si scaricano poi mette sulla presa lì e ti metti a caricarle lì, e si caricano quando diventa verde, da rosso a verde è carico. L'ho caricata la fotocamera, però prima io già avevo il fanalino, sporcata sta maglietta. C'avevo il fanalino che si caricava come il telefono. Poi dopo tanti anni mi si è rotto, perché quello era super comodo, quando era scarico che faceva meno luce, io basta che lo mettevo a caricare come telefonino e andava bene. Per un po' di giorni prima facevo tanti video, facevo 2 o 3 video al giorno, così, pure 4 video al giorno. E perciò mi si scaricava, però c'avevo questa cosa che si caricava come telefonino, facevo presto. E vabbè, devo usarla la fotocamera, perché magari la pagare tanti soldi, non so neanche più a usarla più. E
in giro è pesante la fotocamera, però boh, perché piove, perché se no potrei fare pure questo video, perché ve li vorrei portare un giorno dove ho fatto il primo video, per farvi vedere dove ho fatto il mio primo video, perché siccome il mio canale non c'è, proprio il mio primissimo video non c'è, perché l'ho cancellato per quel problema che facevo copyright, mi avevano bloccato il canale per 3 mesi e allora non c'è, perché l'avevo cancellato il stesso canale, questo qua, avevo levato i video su questo canale qua, vedete sempre i video, ma avevo aperto un altro canale e quelli l'avevo levati per non farlo venire le persone che mi seguivano al stesso canale. Quel periodo poi che c'avevo tante visualizzazioni, c'avevo 130 persone iscritte, mi seguivano, e però pure adesso ho lo stesso numero di persone che mi guardano, però non va bene lo stesso numero, perché gli iscritti sono tanti di più, sono 7.000 mi sembra, e passa 7.070, una cosa così, di iscritti almeno 100 persone, 1.000 persone a guardarmi i miei video. E vabbè, comunque io sto andando giù per quanti mi guardano, perché a me non è, mi interessa più di tanto, perché tanto io non è che ci guadagno, perché non ho più neanche la pubblicità, l'ho levata perché pagavo le tasse per 70 euro all'anno, mo vi dico perché l'ho levata la pubblicità, l'ho levata io, ma non me l'ha levata YouTube, l'ho levata io perché le visualizzazioni sono poche e perciò non mi conveniva pagare le tasse per prendere 30 centesimi, 20 centesimi o 5 centesimi, pure un centesimo una volta nel mio canale al giorno, facendo video tutti i giorni, perché ci vuole tante visualizzazioni, ma tantissime per guadagnare. E io ho poche visualizzazioni, però se YouTube dice che fa bene, per me non fa bene per niente, per YouTube mi diceva sempre che andava bene, per me no, e niente, perciò chi mi guarda mi guarda, chi non mi vuole guardare non mi guarda. Io non obbligo nessuno, non obbligo assolutamente nessuno a guardarmi, e mi farebbe piacere che mi guardassero, mi seguissero e le persone che si iscrivono o sono già iscritte mi guardano, io sono super felice di questa cosa qua, ma però io non so se già l'ho cambiato il nome, cambierò, metterò vlog come era all'inizio il mio canale, poi farò pure altri video, o se non scrivo proprio niente, scrivo, levo nome, levo il coso che c'è scritto vlog, video spesa, video, li levo e scrivo solo Roberta Fiorellino e basta, perciò faccio i video che mi piacciono, quanto mi va, roba così e basta. Ma a me mi piace, perché io quando per esempio vado in giro, faccio i vlog, vado da sola, mi piace tantissimo parlare, perché mi piace avere, c'ho la compagnia vostra, che dopo so che lo carico sul mio canale e mi vedete. Infatti ringrazio tutte le persone che mi guardano tutti i video, ringrazio tutte le persone che sono iscritte, che mi amano, mi vogliono bene, ringrazio tutte le persone che mi fanno bei commenti, che mi mettono i like, ringrazio tutti, anzi chiedo chi non è iscritto e mi sta guardando questo video da scrivere sì a
al mio canale, ma io sono una persona molto semplice, sono alla mano e non faccio video particolari. Tante volte mi vado a truccarmi, vi faccio vedere che mi sto truccando, se mi vada, mi sto lavando i capelli, faccio una cosa nuova, per esempio la piastra, che da molto non mi faccio più la piastra, e ve la voglio far vedere e ve la faccio vedere. Ma video che piacciono a me, perché se io devo fare i video che mi chiedete, io non ci riesco a fare video, perché io devo fare i video che mi piacciono, perché io non sono costruita o leggo già tutte le cose programmate. Io non ci riesco, io devo fare quello che mi sento io da fare, perché se no io non riesco a fare video, perché io sono fatta così, io devo fare le cose spontanee, le cose che mi piacciono, le cose che mi attira. Io quel giorno che faccio un video, per esempio oggi piove, però mi attirerà a fare questo vlog, a portarvi con me, che io vado a Sassacci per vedere la batteria e per mangiare il coniglio. Se non la trovo là, vado a Civita, che c'è un altro negozio che vende queste cose, per vedere se ci sta per il coniglio. Poi devo andare in questo ufficio che apre alle 4, sono 15:20, ma ancora devo arrivare laggiù, ci vuole tanto tempo. E mi piace fare i video così. Sto passati 16 minuti e 36, vabbè, tanto stiamo in giro. Chi mi ama vede i video quando sono lunghi. Se sono lunghi, sono corti, perché tante volte li faccio corti, tante volte li faccio lunghi, perché secondo quanto mi gira da parlare, da fare, e perciò faccio così. Io adesso vi lascio e ci vediamo dopo, e vi dico se ho trovato la batteria ricaricabile. Ciao, a dopo. Fiorellini, sto sfasciando i capelli, vabbè, adesso vi lascio, perché mi sono fatta lo spruzzo, mi sono lavata i denti e adesso me ne vado a letto, che infatti ho pigiama pronto per vestirmi. Va bene, io vi ringrazio tutte le persone che l'hanno visto e chi mi sta vedendo la prima volta, fa che vi iscrivete, vi potete iscrivere al mio canale, mettete tanti pollici su e scrivete i commenti sotto, che io sono super 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 felice. Io adesso vi lascio, buonanotte, anzi buonasera, perché esce alle 18. E buonanotte, ciao, alla prossima. E non vi scordate, voi che non siete iscritti, a iscrivervi al mio canale cliccando iscriverti e mettere i pollici su o pollici giù, quello che vi pare. Io vi lascio, ciao, un bacio.